Siamo insieme a Fabio Ferraro, il mister dei Pulcini 2005 della Strambinese. Intanto come sta andando? Qual è la tua esperienza con i ragazzini? Perché ma guai a chiamarli bambini di questa età. No, bambini no, dai, sono ragazzini, hanno 8 anni, quindi no, una bella esperienza, ho iniziato quest'anno. Ho allenato anche altri anni prima, però è il primo anno che sono qua con loro. Sono degli ottimi bambini, mi ascoltano, sono bravi, si impegnano. Bisogna lavorarci però su, ci vuole tempo, sì, quello sì. E anche perché ricordavamo che con il mister del Canavese è comunque per loro il primo anno un po' più impegnativo rispetto a quello che hanno fatto fino all'anno scorso, che erano solo piccoli amici. Sì, vabbè, l'anno scorso hanno fatto più giochini, queste cose qua. Quest'anno invece è proprio un campionato vero, quindi imparano a giocare, devono imparare tanto la tecnica, la tattica, queste cose qua. E quindi logico che, come ho detto prima, ci vuole tempo, bisogna lavorarci con calma, senza forzare i tempi. Come è andata finora? Come è andato finora il campionato? Ma il campionato è andato abbastanza male. Logico che sono una squadra nuova, quindi io l'ho presi dall'inizio. Non li ho presi dagli altri anni, quindi non li conoscevo, ho dovuto lavorare tanto per conoscere loro e loro per conoscere me. Quindi penso che il frutto del mio lavoro arriverà poi più avanti, col tempo. In primavera probabilmente. C'è qualcosa in particolare su cui devi lavorare di più rispetto ad altro e anche viceversa? Allora, devo lavorare tanto sull'impostazione, perché tante volte non sanno dove mettersi, si perdono, e quindi tanto sull'impostazione in campo, la difesa, perché proprio oggi abbiamo fatto acqua da tutte le parti, come le altre partite, quindi ci vuole tanto tanto tempo per lavorare e speriamo che prima o poi arriverà una vittoria, dai. Sicuramente. Senti, adesso mi pare che oggi termini appunto la fase invernale del campionato per riprendere poi in primavera. Avete in programma dei tornei e qualche impegno? Sì, diciamo che già dalla prossima settimana mi sto attivando per fare delle amichevoli, appunto per non lasciarli fermi, perché la fase di allenamento deve essere poi fatta come pratica in partita. Quello che imparano devono farlo in partita, e quindi cerchiamo sempre di fare amichevoli su amichevoli. A dicembre avremo un torneo e poi vediamo cosa viene fuori, perché non so ancora niente praticamente. Bene. Intanto ti ringrazio e ti faccio in bocca al lupo, veramente. Grazie a voi, in bocca al lupo e forza Strambino.